I primi giorni al bar di Salieri furono lenti. Spostavo casse e recapitavo messaggi. I ragazzi si annoiavano e raccontavano vecchie storie. Per lo più restavamo in attesa. Avevo quasi iniziato a pensare che la vita con Salieri non fosse così rischiosa. Povero sciocco. Finisci! Ehi, Tommy. Avanti, puoi ancora farcela. Il capo ti aspetta. Grazie. Non dargli retta! Arrenditi! Combatterai un'altra volta! Ehi, eccolo! Scusate il ritardo. Siedete. È ora delle scuotere, picciotti. Tu, Tommy, stai alla guida. Paul e Sam fanno il resto, normale routine. Facciamo poche fermate oggi. L'ultimo pezzo del modello è stato misero. Assicuratevi di incassare gli interessi. E cosa fate, capo? Non alzate un dito su nessuno, a meno che non sia necessario. I nostri clienti devono capire che gli forniamo un servizio prezioso. Devono guardarvi e vedere San Michele. Credere che li proteggerete. Fatele spezzare a Morello le gambe. Noi siamo migliori, ma il pizzo è dovuto e lo si deve pagare. Ce ne occupiamo noi. Vado a Ralphie per un'auto. Ok, boss. Ah, Vinny ha detto di avere qualcosa per te, Tom. Vai prima da lui. Forse vuole solo raccontarti qualche cazzata su qualcuno che ha ammazzato 20 anni fa. Ehi, giusto tu! Ho visto questa e ti ho pensato. Hai mai usato un ferro? Ho sparato un paio di volte alle bancarelle. Vabbè, quelle non contano. Mira a quel bersaglio laggiù. Bella postura, minaccio. Bang! Voltiglia di cervello. Va bene, ora mosciami come ricarichi. Apri il tamburo e mette colpe. Ah, un'ultima cosa, non farla vedere. Mettela nella cintura. Sei pronto? Quando inizi a volare piombo, cerca il riparo e non fartela sotto. Grazie, Vincenzo, lo apprezzo molto. Ehi. Per Frank il capo sono Vincenzo. Tu, chiamami Vinny. Oggi fate attenzione. Ho parlato con Biff. Dice che Morello è ancora incazzato per la storia delle auto. E dai, ma quanto gli potrà pesare vendere qualche auto? Ha almeno 5 garage in questa parte della città. Non... Tu sai come aprire una di queste, Tommy? Rompo il vetro e poi la apro. Facile. E poi passo il pomeriggio a riparare il finestrino. Guarda. E poi... impara. Sei veramente un mago, Ralphie. Forza, Tommy. Mostra. Ok, si è agganciato. Hai capito? Buona giornata, ragazzi. Prima andiamo da Al. Gestisce una panetteria su Longman Street. La conosci? Sì, la conosco. È in ritardo di nuovo. Così pare. È un vero peccato. Oggi guardaci bene, Tom. Quando fila tutto liscio si fa presto. Quando provano a ribellarsi, a volte si deve pensare in fretta. Certo. Stammi dietro, ok? Sam, Polly, come state?
Bene. E la piccola Giulia? Non è più tanto piccola. Sta diventando una rottura come sua nonna. Buona sapessi, Cal. Davvero? Senti, qualcosa non va da queste parti? Qualcuno vi crea problemi? No, no, niente del genere. Bene, quindi hai i soldi? Certo, sono pronti sul retro, vado. Ci pensa Tommy, e tu rimani dove possiamo vederti. È stato un mese difficile, Sam. Temevo che non avrei incassato abbastanza. Al, lo so che non ci creeresti mai problemi, ma fai bene a preoccuparti. Come potremmo proteggere te e la piccola Giulia senza il pagamento? Una cosa di giorno, Tommy! Dobbiamo andare da Jafar! I soldi? Infami, fitusi! Voi ci succhiate il sangue! È sul tavolo, nella busta marrone! Via di qui! Lasciateci in pace! Ce li ho. Ci vediamo il mese prossimo, Al. Chiamaci se hai bisogno di qualcosa. Di qualunque cosa. Certo, Sam. Lo farò. E poggi i saluti a tua madre, eh? Ok, ora andiamo dal vecchio Eugene. Il negozio di porcellane sulla Tallow. Non è ancora morto? Quasi. Lo sostituisce il nipote. La persona che gestiva il prossimo posto, Tom, non si chiama Eugene. È cinese. Ma il suo nome sembra Eugene. E allora noi lo chiamiamo Eugene. Polly gli ha sbattuto la testa sul bancone. Quando? Nel 27? Sì, dovevi esserci. Da quel giorno è filato tutto liscio. Se guardi bene si nota ancora il sangue. Quel vecchio bastardo non è riuscito a pulirlo. Alcuni di questi li seguiamo per ricordare alle bande di Chinatown che la città è nostra, non loro. Ma il nipote di Eugene non lo conosciamo. Potrebbe servirgli un promemoria. È questo. Qui ci penso io, Sam. Sicuro? 100%. Va nel negozio da solo? Sai, quando Polly accumula troppo stress, poi ha bisogno di sfogarsi per conto suo. Devi solo lasciarlo stare. È fatto così. A volte te ne accorgi dalla voce. Ogni tanto ha bisogno di fare il lupo solitario per essere felice. Ah, il nipote di Eugene non si starà divertendo molto. Polly, quando parte, non si ferma. Una volta stavamo spremendo un sarto giù a Holbrook. Quel poveraccio è finito sulla sedia a rotelle. Ma
Eccolo che torna. Ha fatto in fretta. Fatti prima che arrivino gli sbirri, Tom. Ora tocca a Bill, al modello. Il nipote degli Eugene ci pagherà la settimana prossima, con tutti gli interessi. Come sta? Bene? Se la cava. E il bancone com'è? Beh, di nuovo sporco di sangue. Quanto sangue? Niente che non si possa volere. Appena riesce a rialzarsi. Vuoi farti un altro giretto con noi, Tom? Così ti racconto per bene del cinese impegnato a lavare via il suo sangue dai banconi del negozio. Sì, sembra una cosetta facile. Facile? In che senso facile? Non saprei. Se viene naturale a voi, magari vale lo stesso per me. Quindi potrebbe farlo chiunque? Io e Polly lavoriamo da anni in queste strade. Ora arrivi tu e pensi di sapere già tutto? Non ho detto questo, Sam, io... È solo un giorno che lavori, Tom. Non hai idea di cosa facciamo e di come lo facciamo. Sam, forse dovresti... No, Polly. Questo pivello crede di poter fare il pezzo grosso. I pezzi di merda come lui li faccio neri. Credo proprio che dovresti scusarti, Tom. Scusarmi, eh? Lo farei se non fosse per quel cazzo di sorriso che cerchi di nascondere. Se l'ha bevuta, Jim! Se l'ha bevuta! La puzza della merda nei tuoi pantaloni si sente da qui! Ma che, avevo capito. La prima volta che Little Tony è venuto con noi, prima di dirgli che lo stavo prendendo in giro, l'ho fatto inginocchiare! Cioè, comunque sei andato meglio di lui. Gesù Cristo, detesto andare fuori città. Tu detesti fin troppi posti. Sì, ma questo non lo sopporto. Come mai gestiamo un posto così fuori città? È il posto migliore per gli affari, per il gioco d'azzardo e per molti dei nostri traffici. Oggi dobbiamo riscuotere una grossa somma. Il tipo è in debito. Se non sborsa, è la volta che il capo si incazza. Già, questo posto è una grossa fonte di guadagno. Spesso i posti che fruttano più grana sono quelli che la gente comune tende a ignorare. Di recente il modello ha avviato una seconda attività. È l'ultima fermata prima di Lost Haven per il rum di Cuba. Lo portano fino a qui? Esattamente. Per questo noi lo vendiamo a caro prezzo. Il modello di Bill è diventato un punto di scambio delle casse. Salieri lo protegge, ma lascia che lo usino anche gli acci. Anche Morello? Certo, per mantenere la pace. In più è così lontano che non frega nessuno. Finché tutti ci guadagnano, a nessuno conviene fare casino. Cominciate anche voi ad aver nostalgia di strada e marciapiedi. Non dirmi che non ti piace la campagna, Poli. Non gli piace niente. Campagna, città, luoghi chiusi, spazi aperti. Io li odio questi lavori. Quando veniamo in mezzo ai campi per consegnare gli alcolici o cose simili, si finisce sempre con i piedi nella merda, al buio e al freddo, porca puttana. Ecco perché è utile averti con noi, Tom. Puoi fare tutti i lavori che Polly disprezza. Con molto piacere. Tu aspettaci qui, Tom. Torniamo tra poco. Ok. Tom! Tom mi ha beccato! Cristo santo, Poli! A dire a Salieri che d'ora in poi questo posto è nostro, lo capisci? E non tornare, se non vuoi fare una fine peggiore dell'amice tua. Aiuta, Sam. Stanno cercando di farlo cantare. Hai bisogno di un dottore. Io posso aspettare. Tu porta Sam fuori di lì. Thank you.
nemmeno tua madre ti riconosce. Venite, è qui, ti faccio fuori. Fuoco. Posizione migliore! Cerco un riparo! Bastardi. Avanti. Andrà bene. Hai la pelle dura. Merda. Ho preso i soldi, Tom. Segui il bastardo. Dove minchia è Sam? Sta bene. È dentro. Allora prendi i soldi! Allora che capii il prezzo, cosa volesse dire esserci dentro. A
Avrei potuto mollare tutto. Ma non potevo tornare a essere una nullità. Ed ecco come un sempliciotto passa dalla carriera di tassista a quella di mafioso. Fortuna? Io non la vedevo così. Parcheggiare proprio in quella strada, fare una pausa quando Poli e Sam giravano l'angolo, era strano. Un po' come... non lo so, come se fosse destino. Se ti fa sentire meglio, credici, ma è stato un colpo di fortuna comunque. Voglio dire, un giorno ti spacchi la schiena lavorando onestamente in una città che cerca di schiacciarti fin da quando sei sceso dalla nave. E il giorno dopo hai le tasche piene dei soldi sporchi di Salieri. E dai ordini agli altri. Non esattamente. Allora Salieri non controllava la città. Per ogni dollaro incassato da lui, Don Morello ne guadagnava 10. Corrompeva sbirri, politici, giudici. Se non riusciva a comprarli, li soggiogava con la paura. In effetti aveva terrorizzato l'intera città, te ne do atto, certo. Hai sentito parlare di Joey Crackers? Sì, compare nel fascicolo di Morello, il pugile, vero? Già, proprio lui. Da quello che so, Joey stava andando ad allenarsi. Fantasticava sulla conquista del titolo. Che diamine! Coglione! Ma cos'è, guidi con gli occhi chiusi? Guarda qui! Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Don Morello, io non sapevo. Conosci qualche aucio che ha una macchina come acchista in città, Joey? No! E a me dispiace molto. Andavo troppo piano. Vuoi dare la colpa a me? No, signore, è solo che non ho mai fatto incidenti. Ah, beh. Nessun anno è molto grave. Non ce ne sarà bisogno, signore. Le ruote sono a posto. Il radiatore è un po' ammaccato, mio cugino. Ti ha rifilato una palla. Secondo il mio informatore, Morello faceva una fortuna quando Joey Crackers saliva sul ring. È vero anche quello. Eppure Morello ha lasciato quel poveraccio morto in strada, con la testa fracassata. Non ha senso. Magari sapeva che la carriera di Joey era finita, oppure voleva spaventare quelli che non pagavano il pizzo. Don Salieri diceva che quando Morello si arrabbiava, perdeva la testa. Tu hai avuto altri scontri con gli scagnozzi di Morello? Non subito. C'è stato un periodo di calma per un paio d'anni. Abbiamo avuto delle scaramucce con dei tipi che facevano i duri, ma in generale filava tutto liscio. Contrabbando, la protezione, io e i ragazzi andavamo a riscuotere in giro. Però, sarò sincero, molte volte pensavamo anche a spassarcela.